Era il 22 novembre dell'anno scorso quando la scritta "Sei bella come la rovesciata di Menchino Neri", la scritta di un tifoso Amaranto Doc certamente, ma anche di un inguaribile romantico, comparve vicino al sottopassaggio di via Vittorio Veneto. Una scritta che era diventata un cult sul web e non solo, tanto da meritarsi spazio sui quotidiani nazionali. Una scritta che però, dopo aver trovato l'apprezzamento ovviamente della tifoseria Amaranto, è stata rimossa poche settimane fa. Sempre 0-0, ancora Neri non si è ripreso, lo stanno quasi coccolando i compagni. Mangoni pronto a cross, lo effettua, Neri la rovesciata ed è gol! Splendida rete di Domenico Neri! Grazie Menchino! Splendida rete di Neri! Stupendo! Stupendo gol del capitano Amaranto! Durante la notte la scritta è tornata, come potete vedere, in via Vittorio Veneto, tra l'altro sempre nello stesso punto dove era comparsa la prima volta. Infatti è possibile notare anche la differente tonalità di vernice color grigio. Il fatto è che l'inguaribile romantico, il tifoso d'Amaranto Doc, che ha fatto comunque scattare, possiamo dire così, un applauso almeno virtuale da parte degli altri tifosi Amaranto, sembra aver diviso la città, perché infatti a quanto pare è intervenuto attraverso anche quelle che sono le pagine Facebook di alcuni quotidiani, alcuni siti di riferimento per i tifosi aretini e non solo, è intervenuto anche il vice sindaco Gamurrini. Proprio il vice sindaco ha stigmatizzato l'episodio, ha parlato di un murales come tanti altri, indipendentemente quindi dalla fede calcistica, un episodio che comunque va a deturpare la città di Arezzo. Insomma, non importa se la rovesciata di Menchino poi contribuì alla salvezza di Arezzo, il fatto di aver scelto una parete di un edificio o comunque in una strada tra le più trafficate della città è considerata una forma di degrado stessa. Insomma, si parla di rimuoverla, forse verrà rimossa nelle prossime settimane. Nel frattempo però certo che è che la scritta qui resterà nuovamente ed è destinata ovviamente a far nuovamente discutere. A proposito di murales, va sottolineato anche che il dibattito che si è creato in seguito alla ricomparsa di questa scritta ha portato anche alcuni aretini ad aver chiesto di ripulire anche altri sottopassi della città, quello di Via Arno su tutti.